Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio mostrarvi questi prodotti, sono tantissimi ragazzi, calcolate che non ci stanno tutti sul tavolo, qua c'è, dietro qua c'è un'altra collezione, quindi abbiamo tre collezioni, ci sono un sacco di acrygel, nail form, basi semipermanenti, dual form, veramente il mondo. Allora, prima di iniziare il tutto vi ricordo che sul sito di Purple potete utilizzare il codice sconto MACOLINA10 che trovate scritto qua sopra. Per chi già mi segue, magari è venuto anche al Cosmo Prof, sa che l'azienda, il Purple Professional, mi ha chiesto di essere come special guest nella giornata del 21, che era proprio in apertura del Cosmo Prof. Sono stata al loro stand e ho fatto diversi corsi dove ci sono state diverse ragazze anche che vi ho conosciuto, grazie. E abbiamo anche rilasciato l'attestato, è un brand portoghese. Io lo adoro, lo utilizzo già da diverso tempo in realtà, è già qualche anno che lo utilizzo, che l'ho scoperta, mi piace veramente moltissimo. È un brand favoloso, colori ottimi, super coprenti, mi piace molto l'acrygel, mi piacciono tantissimo le loro basi, l'elastic base che io già utilizzo, sono basi universali perché possono essere utilizzate anche sotto a gel o acrygel. Allora, direi che parto subito col mostrarvi le nail form. Allora, ho qua due tipi di nail form. Queste qui, che io già utilizzavo, è il paccone quello grande, che ve la mostro. Sono ottime quando andiamo a fare forme estreme, ragazze. Io le adoro queste nail form. Con questo taglio ci facilita tantissimo anche per andare a fare, per esempio, una mandorla russa, avendo già il taglio 45. Insomma, sono veramente nail form ottime. Mi piace molto anche il fatto che come le metto stanno. Guardate, l'ho piegata leggermente, guarda come tiene la forma, sono veramente ottime. Queste qui sono le King, ma se volete ragazze ci sono anche loro che credo che siano le mie preferite in assoluto per quanto riguarda anche le forme di salone. Queste qui sono le Master e sono qualcosa di formidabile ragazze, giuro, sono qualcosa di mai visto nel form del genere, sono in assoluto le mie preferite. Allora, sono veramente molto molto rigide. Magari ne tiro fuori una così ve la mostro bene. Allora, eccole qua ragazze, ne ho strappata una di modo da riuscire a mostrarvela bene. Vi faccio innanzitutto vedere la differenza con la King. Questa è la King e questa qui è la Master. Ovviamente quando andiamo a fare lavori da salone preferiamo la Master perché è più piccolina, ci viene molto più comoda. È molto più comoda anche se andiamo a lavorare per esempio su noi stesse, perché qua non so se ci fate caso ma hanno dei tratteggi. Questi tratteggi qua possono essere completamente piegati e rimossi, perché quando andiamo a lavorare su noi stesse abbiamo la mano in questa posizione, la nail form ci sbatte contro la mano, quindi dà anche molto fastidio, e lei ci aiuta tantissimo a ovviare questo piccolo inconveniente. Sono molto molto comode anche loro, guardate, do un attimo la forma senza chiuderla, quindi vi faccio vedere che non vado a piegarla, guardate come la tiene, guardate, è proprio piegata a tetto di casa e io non la sto tenendo, ho solamente piegato un attimino. Questo vi fa capire che all'interno già troviamo l'alluminio, quindi è ottimo. Vi faccio vedere anche il taglio che c'è già per iponicchio sporgente, quindi guardate già com'è ben preciso il taglio per l'iponicchio. Ottima veramente, ci dà anche lei linee guida per dobbiamo fare una mandorla, se vogliamo fare anche volendo uno stilettino, insomma veramente veramente nel form ottime. Queste qui sono le mie preferite in assoluto. Anche le King, non vi ho mostrato, hanno il raggio che ci mostra per liberare il popastrello da 45 gradi di lato e quelli in profondità per liberare l'iponicchio. Guardate, è davvero davvero davvero, sono nel form da provare queste ragazze perché valgono veramente tanto, sono forse le migliori che ho provato, mi piacciono da morire queste qui. Poi, andando avanti, vi mostro le dual. Allora, ho qua le dual square e le almond. Ve le faccio vedere. Queste qui sono le almond, troviamo dentro 120 unità
e 12 misurazioni. Allora, la mandorla è una mandorla russa, quindi troviamo, non so se si riesce a vedere, troviamo un balance point, vedete che va proprio dritto, con un taglio della punta 45. Ovviamente da questa mandorla russa possono nascere tranquillamente mandorline moderne senza alcun problema, se vogliamo una ballerina ma non in bombatura ma in balance. Sono, io l'ho già provate, le ho utilizzate anche durante i corsi e sono veramente ottime, mi piacciono da morire, sono molto grandi e la cosa bella è che hanno il numerino scritto qua sopra, quindi si vede molto molto bene senza far fatica come tutte le altre che lo hanno scritto in punta. Loro lo troviamo scritto qua, secondo me è molto più comodo. Vi faccio vedere per esempio la 0, che è quella più grande che c'è, ragazzi, è veramente grande, calcolate con la ricostruzione e con tutta la ricostruzione mi viene grande e il mio pollice non è piccolino, quindi veramente nel form ottime, sono veramente grandi, quindi se abbiamo pollici o unghie un pochino più grandi queste vanno tranquillamente a tutte. Poi la square, eccola qua. Allora, anche queste le ho utilizzate nel corso e anche durante la giornata del Cosmoprof, ho fatto la live sulla pagina di Purple, anche qua troviamo la 0 ed è veramente molto grande, anche i numeri sono scritti proprio, proprio grandi, di modo che riusciamo tranquillamente a vederli, non come le solite che sono scritte molto piccoline. E anche in questo caso, ragazzi, la Dual è veramente grossa, quindi senza problemi può andare bene anche a unghie grosse. Anche qua troviamo un balance point, quindi vanno dritte, non sono in bombatura. Con queste possiamo anche farci l'ovale, per esempio, se vogliamo. Sono molto molto, come materiale non è fragile, danno un bel sostegno, io le ho trovate veramente comode durante il corso, mi ci sono trovata una meraviglia, ragazze, ottime. Andando avanti vi mostro il cleaner, lo hanno in diversi formati, questo qua spray è molto comodo da spruzzare direttamente sull'unghia e l'azienda lavora l'acrygel con il cleaner, quindi Purple fa per soluzione, non ha la soluzione dedicata all'acrygel ma viene utilizzato il cleaner direttamente, ok? Quindi non contiene olio, andate tranquille, lo potete tranquillamente utilizzare. Altra cosa secondo me favolosa, ragazze, sono queste qua. Allora, non entra tutta nell'inquadratura, sono delle tovagliette, io le utilizzate proprio nella giornata del Cosmo Prof, mi ci sono trovata da Dio. Sono delle tovagliette, hanno tre strati, sono 40 pezzi, ragazze. La cosa bella è che sotto, non so se si può vedere, qua c'è la gocciolina con scritto stop. Questo perché hanno una sorta di plastica sotto che non le fa scivolare e la cosa bella è che se vi cade monomero, se vi cade liquido, insomma sotto il tavolo viene completamente salvato, ok? Perché non penetra dalla tovaglietta, rimane nella tovaglietta. Sono fantastiche queste qua, ragazze, ve le straconsiglio, ogni brand dovrebbe farle, sono bellissime queste tovagliette qua. Poi ricordatevi che sul sito comunque, ragazze, avete lo sconto, il 10% di sconto. Altre chicchette che vorrei mostrarvi sono, allora, vabbè, il matte di Purple, che è il loro top opaco, bellissimo. Questo lo andremo a utilizzare insieme. Risulta un pochino non trasparente, non limpido, ecco. Ha una consistenza perfetta, io non amo quelle consistenze troppo pastose. E anche lui ve lo mostrerò prossimamente, tutto in realtà vi mostro prossimamente. Poi, una chicchetta che vorrei mostrarvi sono loro, che sono le basi. Allora, chi mi segue sa che io faccio tantissimo il semipermanente. Quando ho visto che Purple aveva offerto queste basi semipermanenti colorate, sono proprio impazzita, ragazze. Sono qualcosa di fantastico. Allora, innanzitutto, sul sito troviamo l'Elastic Base, esiste anche nel classico formato Clear, e queste qui che sono colorate, ma oltre all'elastic base troviamo anche le fiber base, che sono queste qua. La differenza sostanziale qual è, ragazze? Che
prendo la clear, magari così ve la mostro, che lei ha dentro delle fibre di vetro, okay? Ok, questa qui è l'elastic base e questa è la fiber base. Quando andiamo a parlare di unghiette un pochino più spessine, ok, lei, che non so se si riesce a notare, ma dentro, ragazze, ha tutte le fibre di vetro. Vediamo se riesco, ok, forse si vede, non ne sono certa, ragazze, ma dentro ha tantissimi pelucchietti. Questi pelucchietti sono tutte le fibre di vetro, ok? Quindi la vado ad utilizzare specialmente se ho davanti un'unghia particolarmente forte. Quindi se ho un'unghia particolarmente forte, io andrò a utilizzare una fiber base. Se ho un'unghia un pochino più, diciamo così, elastica, vado appunto a utilizzare l'elastic base, perché è un prodotto un pochino meno rigido. Mi segue di più l'andamento dell'unghia, quindi lei è perfetta. E vi dicevo, l'elastic base c'è in tantissime tonalità. Allora, anche la fiber, ma quelle colorate che sono qui sono elastic base, ve le mostro. Cioè, ragazze, non so se rende quanto sono belle queste basi. Sono favolose. E tutte queste sono le elastic base, appunto. Ne troviamo di tantissimi colori, ragazze, sono fantastiche. Una più bella delle altre, quindi in pochi step abbiamo già la manicure fatta, perché ovviamente avendo messo già una base colorata ci dimezziamo le tempistiche. Meravigliose, fatemi sapere sotto nei commenti qual è la vostra preferita. Abbiamo la prima che si chiama Caribe Blue, poi abbiamo Caribe Green, Pale Yellow, Lilac, Blossom Pink. Poi abbiamo il Milky Pink, il Nude, Baby Salmon e il Milky White. Sono bellissime, ragazze. Vi mostro anche la densità, magari. Ve le lascio qua, se si vede. Vorrei mostrarvi la densità delle basi. Ne ho presa una a caso, è la Lilac. Cioè, ragazzi, guardate che meraviglia. Questa è la densità delle basi. Quindi tranquillamente vi danno tempo di essere lavorate, si livellano, ma vedete che comunque non è che è un prodotto che cola proprio, ok? Si livella tranquillamente, ma vi dà il tempo di posizionarlo nei punti giusti. Allora, abbiamo questa qui, che è la Fantastic Collection. Tutte le collezioni di Purple sono formate da 6 colorazioni, ragazze. Guardate, questi qua sono i colori. Abbiamo il 45, 46, 47, 48, 49, che è un verde brillante bellissimo, ed il 50, che è un turchese, anche lui fantastico, ragazzi, sono bellissime. Sono formate proprio da queste paillette che vedete, e sono quell'effetto un po' da quasi un effetto 3D in realtà, perché vedete che le paillette si vanno a depositare, alcune un po' più in superficie, alcune un po' più sotto. Sono colori fantastici, semi coprenti, non sono proprio coprenti, ok? Poi ovviamente lo decidiamo noi in base a alle passate, una o due. E sono fantastici. Qua ho dato 2 passate, per esempio, così vi mostro anche la coprenza. Tutti i colori hanno la numerazione sul tappino e il nome della collezione, in questo caso appunto la Fantastic, e questo si chiama Fantastic Lilla. Quindi qua abbiamo il nome della collezione e poi il nome singolare di ogni colore. Sono molto belle, anche qua la riporta Fantastic Collection e poi il nome, che è Fantastic Lilac. Sono bellissimi. I colori sono da 10 ml e vi mostro, per esempio, guardate, anche la densità del colore. Con tutte queste pagliette dentro, sono meravigliosi, ragazzi, veramente bellissime. Prodotti che mi vedrete utilizzare nei video,
e su Instagram, quindi seguitemi se ancora non mi seguite anche lì. Altra collezione, novità. Questa ragazza che è fantastica, è bellissima. Lei è la Wonderful Collection, un po' ispirata così al mondo marino e della sirenetta, molto carino. Veramente, veramente sono molto belle. Sono fatte molto bene queste scatoline, infatti vi consiglio di non buttarle perché sono, è un peccato, sono davvero molto belle. E è una collezione, come potete vedere, tutta glitterata, ok? Il tappino riporta sempre la colorazione che andiamo qua a trovare all'interno. Cioè, guardate che meraviglia questa collezione. Il mio preferito è proprio il primo, il 69. Fatemi sapere sotto qual è il vostro preferito per ogni collezione, ragazze, perché sono veramente curiosa. Anche lui devo dire che è spettacolare, perché è di base una sorta di rosa lilla, ma all'interno ha tutti questi micro glitterini dorati che lo rende proprio fantastico, ragazze. È veramente, veramente qualcosa di... non ho parole, veramente. Quando ho aperto la collezione e li ho visti, sono rimasta completamente stregata. Io ve li straconsiglio, ragazzi. Sono prodotti eccezionali, veramente eccezionali. Io metto la faccia solo per quello che vale, lo sapete. La lascio qua e vi mostro, per esempio, appunto, lui, che è della collezione Wonderful, come vi dicevo, e si chiama Wonderful Pearl. Mamma mia, guardate, ragazze. Ha questo effetto flakes. Se... mi conoscete bene, sapete che io vado pazza per i flakes, cioè io proprio ammazzerei per i flakes, ragazze. E questi qua ce l'hanno all'interno, sono meravigliosi, veramente meravigliosi. E lei, la baby, quindi è un po' ispirata ai bimbi, alle nascite. Anche lei è una collezione che andrà tantissimo, secondo me, questa primavera, estate, perché oltre ad essere colori pastello, sono colori molto pigmentati, quindi si stendono bene, non fanno fatica. Voilà, eccoli qua, ragazze. Questa è la collezione baby. Questa qua, guardate. Sono colori bellissimi, tenui, ma alcuni accesi. In realtà sono tutti molto accesi, però sono allo stesso tempo pastello. E molto, molto, molto pigmentati, ragazzi. È un'unica passata e sono super coprenti. Quindi mi raccomando, attenzione quando le andiamo a stendere, ad essere particolarmente sottili, perché altrimenti rischiamo che non ci polimerizzi bene il prodotto. Vorrei anche qua sapere qual è il vostro preferito tra tutti. Adesso invece vi vado a mostrare un po' queste cosine qua. Quindi vi mostro gel e acrygel. Allora, io già li utilizzo, appunto, come vi dicevo, vi ho mostrato in qualche video gli acrygel. Se volete un consiglio, se cercate un acrygel che vi aiuti nelle sfumature, vi faccio vedere qual è. Allora, lui, ragazze, vi aiuterà tantissimo in baby boomer, effetti dove dovete fare una sfumatura, per esempio dal giro cuticola, oppure se dovete fare una sfumatura per quanto riguarda, che ne so, un baby boomer, come ho fatto io con l'effetto glitterato in punta. Lui vi aiuta tantissimo, ragazze. È il Cover Pink. Allora, lo vedete così nella confezione, ma vi assicuro, andatevi a vedere il video del baby boomer dove vi faccio vedere il baby boomer sfumato. È qualcosa di fantastico questo acrygel, ragazze, giuro, fantastico. L'ho strausato, mi piace da morire, si sfuma una meraviglia. Anche per chi ha difficoltà a fare le sfumature, lui vi aiuta tantissimo, il Cover Pink, ricordatevi. Andiamo qua. Allora, ho da mostrarvi alcuni builder gel, alcuni acrygel. Allora, partiamo col dire che alcuni già ce li avevo. Adesso vi faccio capire un po' meglio. Allora, lui è il Glass Clear. Io l'ho completamente finito. Allora, non so se vi ricordate queste unghie, che sono quelle che abbiamo fatto, ora sono un pochino sporcarelle, sono quelle che abbiamo fatto insieme qua su YouTube.
sono ormai provate, poverine, hanno già un po' di tempo, ma l'effetto che vedete super cristallino e super trasparente così nella punta, ragazze, che si vede proprio il diamantino dentro, si vede proprio la madreperla, è stato fatto proprio con il Glass Clear di Purple. È veramente un costruttore iper cristallino. Se cercate un qualcosa di trasparente per i vostri effetti, io vi straconsiglio lui, che è proprio il Glass Clear, proprio un effetto vetro, vi fa vedere tutto, ragazze, tutto, ottimo per appunto quindi French muretto, tutto, dove vogliamo che si veda il glitter, dove vogliamo che si veda l'effetto sotto la madreperla, lui è perfetto, ragazze. Il Glass Clear si chiama, eccolo qua. Cioè, si vede proprio bene, guardate quando vado a mettere, forse riuscite a capire ancora meglio, quando io vado a mettere la palettina all'interno, è proprio un costruttore cristallino, vi faccio vedere anche la densità, vedete che si sposta, ma vi dà il tempo, ok? È un costruttore vetro, proprio effetto vetro, per glitter, ottimo. Andiamo avanti. Vi mostro lui, il Gel French Design White. Allora, questo è ottimo, come dice proprio la parola, per andare a fare i nostri amatissimi French. Quindi quando mi dite che cercate un bianco super bianco che vi aiuti nel French, lui è studiato apposta, proprio gel French, ok? Quindi è proprio fatto apposta per andare a creare i vostri French, non avrete più alcun problema né di scrivenza né di strato, perché può essere steso molto sottile, che è molto pigmentato, e io già lo avevo ma l'ho terminato e mi ci sono trovata uno spettacolo, è la fine del mondo. Poi troviamo lui, che è il Tixot Mask Beige. Ve lo apro così ve lo mostro in tutta la sua bellezza, guardate qua. Ora, che meraviglia. In realtà, ragazze, lui lo vedete così perché è un gel totalmente fermo, ok? Se io rovescio il tubetto, lui non si andrà a muovere perché rimane completamente lì, ma quando andiamo a lavorarlo col pennello, lui seguirà l'andamento del pennello. Questo è il classico Tixot tropico, per intenderci, ok? Quindi ci aiuta tantissimo a lavorare precise, ok? Possiamo lavorare tutte le unghie, è un gel quindi che dopo che viene riscaldato e viene lavorato, ragazze, si livella molto bene, ok? Quasi dovremmo limare praticamente nulla. Per l'amante dei Tixot tropici, lui è qualcosa di stupendo. Anche lui, ho avuto l'opportunità di utilizzarlo in fiera per una dimostrazione ed era veramente sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo gel. Adesso invece è arrivato il momento di mostrarvi i costruttori acrygel. Quindi troviamo il Pink Shimmer Gold, il Naked Shimmer e il Baby Pink. Io ne ho anche altre colorazioni, se volete poi ve le mostro. Gli acrygel, come vi ho detto, mi piacciono tantissimo, di Purple, sono veramente la vita. Allora, parto dal Pink Shimmer, che è qualcosa di fantastico, ragazze, guardate. Non so se riesco a far rendere dalla fotocamera, perché ovviamente brilla talmente tanto che me la manda un po' in crisi. Sono stupendi nel modo di lavorarli, non filano, si lavorano molto molto bene. Per intenderci, non sono quegli acrygel morbidi, sono acrygel che dobbiamo porre un po' di pressione, ok? Il Naked Shimmer è nuovo. Upsi, guardate, è una tonalità molto delicata e volevo confrontarvela con il beige. Allora, questo è il Naked, questo è il beige. Magari ve li metto un pelino più vicini, di modo da mostrarveli meglio. Aspettate che qua... Ok. Allora, forse così rendono un pelino di più. Questo, vediamo se mette a fuoco, ok. Allora, questo qua che ho in mano è il beige shimmer, questo invece è il naked shimmer. Cambia perché lui è più caldo
lui è un pochino più freddo, vedete le differenze? Lui alla mia sinistra è più pescato, mentre questo qua è più rosato, baby pink. Anche lui è utilizzato in fiera per una dimostrazione di un corso. L'ho usato per fare il baby boomer. Anche lui si sfuma da Dio, devo essere sincera, perché ci ho fatto il baby boomer glitterato, ragazzi, si è sfumato una meraviglia. Eccolo qua. Allora, lo vedete così tanto rosa, ma in realtà non è proprio così. Ovviamente dipende anche da quanto lo stendete in spessore. È una colorazione fantastica, ragazze, è veramente veramente spettacolare questo colore, ed è appunto il baby pink, Acne Gel baby pink. Guardate, cerco di, ok, mettere a fuoco la camera, è spettacolare. Ve li farò comunque vedere tutti stesi anche su Instagram, quindi magari seguitemi lì se non mi seguite. Vi ricordo che avete il codice sconto, che è Macolina10, scritto qua sopra. E nulla, ragazze, quindi io vi ho mostrato tutto il bottino di Purple. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Man mano nei vari video e anche su Instagram, quindi seguitemi, vi mostrerò tutti i prodotti stesi e mano a mano nell'utilizzo. Quindi nulla, ragazzi, vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.